video. Prima di cominciare ringrazio i nuovi iscritti al canale, stiamo arrivando ai 100 iscritti, vi ringrazio tantissimo, sono super super felice di questa cosa e in occasione dei 100 iscritti ho anche pensato di preparare una sorpresa che ovviamente vi verrà svelata quando arriverò ai 100 iscritti, ovviamente, se no non sarebbe più una sorpresa. E invece se non siete ancora iscritti al canale vi invito a iscrivervi e ad attivare la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati su nuovi video. Inoltre vi invito a seguirmi nei miei profili Instagram e TikTok, vi lascio come sempre i link qua giù in info box e il nome delle pagine qua lato, perché pubblico aggiornamenti sul canale e sondaggi sui nuovi video. Fatta la mia solita introduzione, comincerei subito con il video vero e proprio e in questo caso appunto ho deciso di portare un video prettamente estivo, infatti siamo alle porte dell'estate, infatti fa anche abbastanza caldo. Ho deciso di portare due profumazioni classiche estive, ovvero il Thierry e il Cocco, che sono profumazioni che ho entrambe, che adoro un sacco, però di due brand diversi, ovvero Erbolario e Bottega Verde. Erbolario ha fatto uscire da poco infatti Cocco e ho deciso subito di acquistarlo perché non vedevo l'ora di provarlo. Poi, come vi avevo già detto in altri video, ho già Cocco di Bottega Verde e mi sembrava carino fare un confronto fra i due. Poi pensandoci mi sono anche ricordata che avevo sia Thierry di Erbolario e di Bottega Verde e quindi da qui è nata l'idea di questo video. A questo punto ho spiegato com'è nata l'idea di questo video. Partirei subito con il primo Thierry, infatti partirei subito con le profumazioni al Thierry e dopo lascerei per ultime quelle al Cocco. E inizierei dal Thierry di Erbolario. Questa è la confezione. C'è da dire che le confezioni di Erbolario sono sempre molto curate. Vedendo questo profumo mi viene subito in mente un profumo estivo, anche se magari una persona non può conoscere la profumazione. E lo si capisce da questa immagine di una spiaggia e sembra appunto una spiaggia in una calda giornata estiva. Ci sono qua sopra i fiori del Thierry, mi stava per cadere la scatola, fantastico. Qua c'è il nome della profumazione, anche la parte sopra è decorata. Vi faccio vedere il boccettino, in questo caso sto parlando di un profumo da 50 ml. Esiste ovviamente anche il boccettino da 100. Io ho questo qui piccolino, la confezione è bianca, c'è il disegno del fiore del Thierry. Prima di dirvi le mie impressioni vi leggerei come sempre prima le note olfattive. Come note di testa troviamo il Anilan, mughetto, ciclamino e bergamotto. Come note di cuore Thierry, latte di cocco, prugne di damasco. Come note di base, vaniglia, muschio bianco, cedro e muschio. Come profumo in sé, come Thierry, non è assolutamente un classico Thierry. Infatti, lo trovo molto particolare. Io come profumazione il Thierry sono abituata a quelli di Bottega Verde e di Yves Rocher. È un profumo che ha delle note vintage, o comunque mi ricorda molto un profumo con le note vintage. Se così si può dire, comunque un profumo di altri tempi. Si sente questa nota floreale, è un profumo molto talcato. Infatti appena spruzzato si sente questa nota floreale che viene quasi subito accompagnata da una nota talcata e muschiata. Lascia sulla pelle una profumazione molto delicata. A scatola chiusa, senza sapere il nome del profumo, non lo classificherei mai come un Thierry. Sono abituata forse ai classici Thierry commerciali accompagnati molto spesso da una forte nota di cocco. È un profumo sì carino, ma... Ehi, ma buongiorno, ma finalmente sei sbucato in un mio video? Sì, di solito quando registravo praticamente dormiva sempre e giustamente non lo andavo a svegliare perché insomma non mi sembrava carino. Mi piace molto di più quando Slow sbuca nei video in maniera spontanea. Sì, però sto registrando. Sì, ti piace la lampada colorata? Ehi, vuoi salutare? Vuoi dire qualcosa ai nostri amici? Va bene. Se vuoi stare qui, puoi stare qui, basta che non giochi con i miei capelli. Continuiamo. Allora, non so neanche più dove ho messo il Thierry, eccolo qua. Come Thierry appunto stavo dicendo, ho perso anche il filo del discorso, comunque stavo dicendo che è un profumo molto particolare a queste note vintage. Diciamo che non è fra i Thierry che mi fa
Sì, non uccidere però i miei profumi che sono qua, grazie. No, si è messo nella sua cuccetta adesso. Dicevo per l'ennesima volta che è un profumo particolare, vintage. A me sinceramente appunto non fa impazzire. Lo trovo carino, è comunque un profumo estivo, però non è fra i miei preferiti. Passerei ora invece al Chiaré di Bottega Verde. Vi faccio vedere il boccettino. Questo è il boccettino, ovviamente più semplice rispetto a quello di Erbolario. È un profumino da 30 ml. E adesso, prima di dirvi le mie impressioni, ovviamente vi leggo le note olfattive, poi vi dico che cosa ne penso. Come note olfattive presenta, come note di testa, latte di cocco, zenzero e cedro, come note di cuore, chiarè, gardenia e rosa, come note di fondo, vaniglia, legno di cashmere e fava tonka. Come potete notare, i due chiarè hanno delle piramidi olfattive che sono praticamente quasi del tutto diverse. Diciamo che, come vi avevo già anticipato nel video sulle fragranze di natura di Bottega Verde, questo è il chiarè che preferisco. È uno dei classici chiarè, forse è più sintetico rispetto a quello di Erbolario, infatti Erbolario tende a fare dei profumi, delle profumazioni in generale che sono meno sinteticone, se così si può dire, però non c'è niente da dire, io preferisco di gran lunga questo. Anche questo una buona persistenza, è proprio un chiarè fresco. Si sente una leggera nota speziata dovuta allo zenzero, è molto fresco, adatto appunto per l'estate, mi piace tantissimo. Quindi assolutamente approvato, è uno dei miei preferiti. C'è anche da dire che questo profumo è molto più dolce secondo me rispetto a quello di Erbolario. E a me, come avete già un po' capito dai video, comunque dai profumi che vi porto, mi piacciono molto i profumi dolci. Finite le due profumazioni al chiarè, adesso passerei al cocco. E so che stavate aspettando questo momento perché c'è anche il cocco di Erbolario, che è una profumazione appena uscita. Mi è interessato subito come profumazione, a parte perché adoro il cocco, anche perché è una linea un po' particolare, infatti è una linea molto attenta all'ambiente, ecosostenibile, mi sono anche informata sul sito per saperne di più. Ha le confezioni che sono completamente ecosostenibili, infatti sono fatte con la plastica riciclata, sono confezioni in acciaio oppure in acciaio, giusto? Sì. Non sapevo se dire acciaio o alluminio. In acciaio e in vetro, che comunque sono materiali riciclabili, e i tubetti di questa linea, infatti non ci sono solo i profumi, ma c'è anche lo shampoo solido, il bagno doccia mi sembra, e poi boh, non so che altri prodotti ci sono perché ho solo acquistato il profumo, eccolo qua, un piccolo spoiler del boccettino. Hanno però i tubetti, penso che si riferiscano ai tubi per esempio del balsamo labbra, infatti avevo visto in negozio che il balsamo labbra era dentro un tubetto, è fatto interamente di plastica derivata dalla canna da zucchero. Come idea mi sembrava molto carina, poi come profumazione mi piace un sacco, ero andata in negozio a dire il vero per prendere foglie di tè, che anche questa è una novità, solo che nel mio Erbolario finisce sempre, appena riforniscono finisce in continuazione. Anzi, non so se in tutti gli Erbolario sia così, però prima o poi riuscirò a prenderla. Perché anche foglie di tè mi piace un sacco come profumazione, l'avevo una volta sentita in negozio e mannaggia quella volta che non l'ho presa perché c'era. L'unica volta che ero entrata in negozio solo a sentirla c'era e tutte le altre volte che entro no, però va bene. E quindi alla fine sono entrata per prendere foglie di tè e sono uscita con cocco. E sinceramente non mi dispiace per niente. Ho preso il formato da viaggio, questo qua piccolino, da viaggio oppure da borsetta, da 15 ml. Questo è il boccettino, con questa confezione corallo. Come note olfattive presenta Ylang Ylang, acqua di cocco, vaniglia, legno di cedro, muschi bianchi. È un cocco molto naturale, infatti non è di quei classici profumi al cocco che sanno un po' da sinteticone. Vi devo dire però la verità, appena spruzzato si sente un po' l'alcol, è una cosa che va via quasi subito, però è una caratteristica che ho subito notato perché di solito nei profumi di Erbolario non c'è questa caratteristica, di solito la trovo nei profumi tipo di Zara, mi capita spesso, però come ho detto prima è una cosa impercettibile, dura proprio i primi secondi, poi basta. È un cocco molto naturale, è un cocco cremoso, fresco e vanigliato, lo trovo molto buono, ha anche una buona persistenza.
Per chi non ama le profumazioni troppo forti, questa la consiglio perché è molto delicata. Mi piace un sacco, vi dico la verità, non so se in futuro prenderò la confezione più grande perché lo trovo veramente carino. Avendolo preso di recente, l'ho provato solo un paio di volte, quindi sicuramente magari fra qualche mese mi farò un'idea migliore. Quindi sì, molto buono. Devo dire che le ultime due profumazioni che sono uscite di Herbolario mi sono piaciute molto. Cocco ha provato assolutamente. Poi a me piacciono tutte le profumazioni al cocco, però questo in particolare lo trovo veramente buono, delicato. Buono, veramente buono. Sono rimasta soddisfatta. Passiamo ora al cocco di Bottega Verde. Questa è la confezione. È molto semplice, appunto. Infatti a livello di packaging devo dirvi che preferisco quello di Herbolario. Questo è il boccettino, che è praticamente identico a quello di Thierry. Cambia solo il disegnino e il nome. Anche questo profumo al cocco mi piace un sacco, però come sempre prima vi leggo le note olfattive. Come note di testa presenta bergamotto e fresia, come note di cuore cocco e gelsomino, come note di fondo vaniglia e muschio bianco. Anche qui troviamo una differenza fra le due piramidi olfattive, sono comunque abbastanza diverse fra di loro. Devo dirvi che come profumo è un profumo al cocco che è più sintetico, si sente che quello di Herbolario è più naturale, tra virgolette. È comunque un profumo molto buono. Era il mio preferito al cocco, devo dirvi che ora sono un po' in crisi perché mi piacciono entrambi, penso che entrambi siano a pari merito. Sono un po' diversi fra di loro, però la profumazione al cocco c'è, mi piace un sacco, questa è più delicata, questa è più sintetica. Anche qui appena spruzzato si sente la nota al cocco che viene subito accompagnata da una nota delicata alla vaniglia. Fra i due quello di Bottega Verde è molto più forte. Anche questo una buona persistenza, sono due cocco diversi tra di loro. Non diversi come Thierry di Herbolario e di Bottega Verde, perché qua comunque come profumazione si assomigliano, invece i Thierry sono completamente diversi. Però appunto sanno comunque di cocco, sono diversi per il fatto che questo appunto è molto più delicato e questo è più sintetico. Alla fine di questo video quindi cosa posso dire? Che fra i Thierry ha vinto assolutamente, almeno a parer mio, questa è una classifica assolutamente personale, ha vinto appunto il Thierry di Bottega Verde, lo trovo molto buono, è fantastico, per ora è ancora in cima alla mia classifica fra i Thierry più buoni. Invece per il cocco devo dirvi che c'è un pari merito, perché nonostante siano comunque diversi, infatti questo è più delicato e questo invece è più sintetico, se così si può dire, li trovo entrambi molto buoni. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un bel mi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, così mi supporterete. Vi ricordo che esce un nuovo video ogni mercoledì alle 15:30 e detto questo ci vediamo alla prossima. Ciao!